altiplano, Mazimut e quant'altro. E questo vale ad esempio sulle scorte del petrolio e le comunicazioni OPEC per titoli cui il cui andamento è legato per ovvie ragioni all'andamento del petrolio. Quindi sapere che domani, che, pardon, lunedì ad esempio esce il dato sulle scorte di petrolio, vuol dire sapere che da qui a breve l'andamento del titolo che magari è in portafoglio come Eni, di cui oggi ad esempio sono usciti i risultati che sono stati molto in linea con le aspettative, ma evidentemente noi lo sapevamo in anticipo, no? Che su Eni uscivano i risultati, non perché abbiamo degli insider, ma adesso vi faccio vedere perché ci sono dei siti, io in particolare utilizzo investing.com, gratuito per i dati macro, e utilizzo il sito di Borsa Italiana, basta che scrivete in Google appuntamenti economici della settimana per conoscere appuntamenti della settimana. Quindi non immaginatevi che siano informazioni ad esclusivo appannaggio dei professionisti, oppure per cui ci vuole un account in abbonamento o per gli altospendenti. Qua è solo questione di buona volontà, no? Di prendersi la briga che prima inizi la seduta, di organizzarsi bene e di capire se effettivamente ci sono dei dati in grado di condizionare l'andamento dei prezzi. Io per mia indole guardo anche altri due elementi che mi interessano molto, che in qualche modo seguono quello che dicevo in apertura, no? Il segreto del trading è un po' seguire quello che fanno le mani forti e quindi gli investitori istituzionali, che statisticamente sono quelli che si avvantaggiano, no? Di più dei movimenti azionari, e invece, ahimè, fare esattamente l'opposto di quello che fanno gli investitori retail. Pensate, ci sono molti fondi che vanno avanti da anni molto bene, che hanno un atteggiamento contrario, e quindi sostanzialmente che fanno? Quando l'investitore retail va long, loro vanno short, e quando l'investitore retail va short, loro vanno long. Sembra un paradosso, sembra una cosa scherzosa, ma in realtà se diciamo anche la finanza comportamentale ci insegna che l'85% degli investitori privati perde soldi nel medio-lungo termine. Se ci pensate, se voi fate l'esatto opposto di quello che fa la casalinga di Voghera, inteso come la media di investitori retail, nell'85% dei casi siete alla parte del giusto, no? Perché se loro sbagliano 85% dei casi, basta fare method trading inteso come l'opposto di quello che fa la casalinga di Voghera e siamo a posto. E in questa logica, ad esempio, guardo su MyFXBook, c'è una cosa anche qui gratuita, basta cliccate qui su community, e vi vedete attraverso un aggregato di diverse decine di broker, quindi un dato abbastanza significativo in termini quantitativi, vedete la posizione dei retail sulle principali asset class. Quindi se ad esempio su euro-dollaro i retail stanno comprando, io sarei tendenzialmente più per andare short che per andare long. Se ad esempio su c'è anche il petrolio, l'oro e quant'altro, i retail sono short, io tenderei sempre ad andare long. E quindi questo è un primo indicatore generico che però guardo tutti i giorni, che mi dà un po' la misura di dove è il retail per fare un po' il contrario. Viceversa, un altro tool che si chiama Big Short Hunter, che invece evidenzia i movimenti delle mani forti. Qui sostanzialmente attraverso le comunicazioni della Consob, che sono sostanzialmente quell'obbligo normativo che impone agli investitori istituzionali di comunicare la loro posizione quando supera uno short superiore allo 0,5% del capitale. Quindi io posso shortare ad esempio le ENI, ma se io investitore istituzionale, o meglio hedge fund, shorto un capitale superiore allo 0,5% su un'azione italiana, ma in realtà è una normativa ESM, quindi europea, lo posso fare, ma devo comunicarlo alla Consob, diciamo, nel nostro caso alla Consob e nello specifico all'autorità nazionale di controllo dei mercati, quindi questo vale anche per la Francia e la Germania, dove la normativa è la stessa. Quindi qua qual è la riflessione? Che se ad esempio su Saipem, nello specifico ad esempio su Amplifon, ci sono tante posizioni short di diversi istituzionali che pesantemente investono sullo short di Amplifon, una domanda me la faccio, no? Dico, ma questi che fanno che investono così tanti soldi sulla discesa di Saipem? Sono dei spregiudicati, sono dei garibaldini che vogliono perdere soldi? Statisticamente loro sono alla parte giusta, e quindi la cosa che faccio è sostanzialmente cercare di replicare al contrario quello che